La 39enne campionessa olandese Annemiek van Vleuten ha vinto il Giro d'Italia 2022, precedendo nella classifica generale l'italiana Marta Cavalli e la spagnola Mavi Garcia. Tra le 10 tappe del Giro ha lasciato un segno importante anche la Prevalle Maniva, che si è corsa il 7 luglio sulle strade bresciane e della Valtrompia, con arrivo al rifugio Bonardi al Maniva. Perfetta l'organizzazione di Lelio Gallina, la famiglia Lucchini e Firmo Fiori. Riviviamo le emozioni di quel giorno attraverso le immagini che abbiamo realizzato, le interviste alle autorità e agli sportivi, le realtà gastronomiche, turistiche e sportive della nostra bella valle. Siamo al traguardo della Prevalle Maniva per la settima tappa del Giro d'Italia Donne che attraversa tutta la provincia di Brescia, in modo particolare la Valtrompia. Sarà una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia, destinata a incidere in modo rilevante sulla classifica finale. Classifica che al momento vede al comando l'olandese Van Vleuten, davanti alla spagnola Garcia e all'italiana Marta Cavalli. Una tappa destinata insomma a determinare l'esito finale della corsa. Il Colle è veramente felice di ospitare il passaggio di Giro Donne, questa tappa fra l'altro impegnativa di questo giro partito il 30 giugno dalla Sardegna, altra terra a me molto cara, e arriverà oggi con questa tappa appunto al Monte Maniva. Arriverà al rifugio Bonardi dove già c'è un sacco di gente che sta aspettando, tutti pronti a coglierla perché Colle sai sarà anche molto caloroso. È una delle iniziative più importanti naturalmente della stagione, però ce ne sono altre qui a Coglio. Sì, dal mese di luglio senz'altro questo è un evento importantissimo perché ospitare questo giro è veramente grande orgoglio per tutti noi. Però abbiamo anche altri eventi che vanno a susseguirsi. Già domenica prossima, 17 luglio, ci sarà un'altra cosa sportiva che è una camminata della solidarietà stavolta, perché Coglio sa anche essere solidale, solidale con l'oncologia degli ospedali civili, tant'è che questa camminata che è giunta alla sua terza edizione, dopo uno stop forzato di 2 anni, torna a proporre questa possibilità di visita al territorio di Coglio, invitando le persone a camminare con i piedi e anche con il cuore. Una Coglio che vuole guadagnare posizioni turistiche. Assolutamente sì, stiamo risalendo la classifica e vogliamo raggiungere la vetta. Una graditissima presenza alla Maniva, quella di Firmo Fiori, che è presidente del Trofeo Città di Brescia, ma è anche presidente onorario di questa settima tappa Prevalle Maniva, che ci darà certamente tante emozioni. Firmo. Sicuramente sì, anche perché la strada che ci porta qua è abbastanza tortuosa e faticosa, ma però mi dicono che le ragazze hanno una forza, diciamo, fuori dal comune e arriveranno qui freschissime e ci daranno soddisfazione sicuramente. Ha passato il ciclismo, non è vero, perché io lo conosco appena appena, però quando mi metto a fare una cosa mi impegno fino in fondo perché riesca bene. E difatti, se parliamo della gara dell'altra sera, è stata spettacolare. Qui io gli ho dato una mano all'inizio e dopo chi la sta gestendo questa tappa e gente esperta che sicuramente hanno fatto bene e ne usciranno con grandi soddisfazioni. Ecco, senza aziende però come la tua, la IAB, ben difficilmente si riuscirebbe a fare sport, perché lo sport è bellissimo, però ci vogliono anche le risorse economiche per portarlo avanti. Sicuramente sì, però non bastano. Ripeto che non bastano le risorse economiche, ci vuole, direi, la forza di continuare. Io ormai è 25 anni che faccio il Trofeo Città di Brescia, facciamo anche altre corse calvagese, abbiamo fatto delle altre corse, però essendo uno sport di fatica, e a me la fatica piace, perché per avere poi la soddisfazione di quello che porti a casa, senza fatica non porti a casa niente. Oggi le cicliste vedranno tanta Valtrompia, praticamente tutta la Valtrompia. Sicuramente sì, perché parte da Brescia e arriva dove finisce la valle, anzi se avanziamo ancora un pezzettino arriviamo in Val Camonica. Il nostro amico Silvio Zannini dei formaggi Trevalli, che naturalmente è di casa qui, sei a Sì. San Colombano, e assisti molto volentieri a questa tappa del Giro d'Italia Donne, che dà lustro anche a tutta la valle. Sicuramente, questo qui è, penso, l'evento più grande che c'è stato in questi ultimi tempi, perché è un giro femminile,
però è un giro che adesso le femmine mi sembra che stanno prendendo piede, e quindi dobbiamo seguirle costantemente. Appassionato anche di ciclismo, ho scoperto oggi. Appassionato, ma relativamente un po', sono un po', mi piace, lo seguo in televisione, seguo quello che posso quando ce la faccio. Mi piace vedere il Giro d'Italia, mi piace vedere il Tour de France, mi piace vedere la Parigi-Roubaix, a noi che ci ha un po', che ci ha un po' preso, un po' esaltato, perché il nostro vicino di casa è, che poi ha avuto la disgrazia, poverino, di avere avuto questo incaglio. Ecco, tra una mezz'oretta circa le ragazze passeranno proprio davanti al tuo negozio. Bene. A San Colombano. Bene, siamo contenti ed entusiasti di poterle vedere davanti a noi. Sono le migliori donne d'Italia ed Europa, del mondo. Sì, è stato molto emozionante, soprattutto vedere queste ragazze che si impegnano a mille, ma è stato molto bello vedere tanta gente che veniva a vedere questa corsa e di conseguenza conoscere il nostro posto. Grazie mille alla famiglia Lucchini e grazie mille a tutti quelli che sono venuti a vedere il giro. Ci siamo impegnati a addobbare il meglio che potevamo, perché non era un evento da far scappare. Per lo sviluppo bresciano, per il turismo bresciano soprattutto. Sì, un'occasione importante per il turismo bresciano, ma anche per lo sport femminile in modo particolare. Dopo devo dire anche alcuni risultati magnifici della Balsamo, anche della nostra Zanetti. Essere qua oggi sarà una festa, no? Quando vedremo arrivare queste atlete alla fine di una tappa così impegnativa, credo che tutti quanti sentiremo di essere molto vicino a queste atlete e orgogliosi che questa tappa sia stata fatta in questo modo nel bresciano, perché è una tappa molto impegnativa che parte da Prevalle con un circuito prima circolare, poi dopo la salita continua, 50 km di salita continuativa, è insomma una cosa importantissima, e poi dopo aspettiamo le nostre atlete, una Balsamo che ha fatto un risultato eccezionale nella cronometro, con una Zanetti con un suo nono posto sorprendente, e spero che saremo in tanti ad accoglierle. Ecco. Una provincia sempre molto attiva e sempre molto vicina alle realtà locali. Una provincia molto attiva, ma soprattutto molto attive le realtà locali, devo dire. È facile essere vicino a delle realtà che ci sorprendono sempre, dando il meglio di sé e organizzando anche eventi di questa qualità. Giro d'Italia che porta sicuramente il mondo sportivo in alta Valtrompia e dà la possibilità anche a tutti gli altri avventori di vedere le bellezze paesaggistiche del nostro territorio. Oggi è un evento sportivo straordinario, la comunità montana naturalmente ha sostenuto questa iniziativa, un grazie naturalmente agli organizzatori, perché il Giro d'Italia Donne sta avendo un successo enorme, quindi anche per noi far conoscere la nostra valle è importante. Ho visto un'alta Valtrompia molto molto viva. E direi proprio di sì, gli eventi sono tanti, questo posso considerare l'evento sportivo più importante, e cercheremo di migliorare quella che è la nostra ricezione rispetto a un turismo che sta ritrovando gli albori degli anni 70. Mirella Zanini, sindaco di Coglio, è un onore direi ospitare una tappa del Giro d'Italia femminile. Dire un'ora è poco, siamo felicissimi, non solo l'amministrazione di Coglio ma tutto il territorio della Valtrompia è in movimento proprio per questa tappa. Oggi le ragazze arriveranno in quelli del Maniva, il tempo non è clemente ma la montagna è bella anche per quello. Il Comune di Coglio ha fatto le cose alla grande per ospitare questa tappa. Cerchiamo di fare sempre il meglio, quello che si può dare lo si fa con amore, perché amiamo il nostro territorio ha delle potenzialità e riteniamo che questi eventi siano d'aiuto appunto per far conoscere il territorio, la sua gastronomia. Siamo di fronte alla Locanda Bonardi, quindi è d'obbligo poter assaggiare i nostri prodotti tipici locali, dal formaggio Dope e anche tutte le altre peculiarità che il territorio offre. Però offre anche ben altro, abbiamo la miniera Aventura, la Santa Aloisio, abbiamo i musei e abbiamo queste belle montagne che ci permettono di apprezzare l'ambiente in tutte le sue sfaccettature.
Abbiamo sempre detto che Imerio Lucchini smuove le montagne, ma smuove anche i grandi campioni come quelli che vediamo oggi. Imerio. No, vabbè, la fortuna è che siamo amici, quindi sia Michele che Francesco che Aldo, insomma, sono abituati qui con noi, è una festa tra amici in pratica. Siete riusciti a portare anche il giro donna dopo quello dilettanti, però la ciliegina sulla torta deve ancora arrivare. Ma come ho detto le altre volte, la ciliegina è il Giro d'Italia, ma bisognerebbe fare 3, 4, 5 passaggi prima, no? In 5 anni e il quinto anno fare l'arrivo, allora dai spicco la montagna. Fare solo una tappa come arrivo dice un po' poco come Giro d'Italia maschile. Un grande modo per far conoscere il rifugio Bonardi oggi. No, vabbè, il territorio, il Maniva, anche il Bonardi, insomma, abbiamo gli impianti, ci sono altre attività e poi anche la Valtrompia, insomma, visto che magari si ricorda un po' poco la nostra provincia della Valtrompia, ci ricordiamo noi che la abitiamo. Michele Dancelli, allora, grandissimo campione, siamo qui a vedere il giro femminile. Cosa ti aspetti da questa corsa oggi? Ma è una corsa che sarà abbastanza decisiva, diciamo, per quelle che vanno forte in salita. Ma io qui al Bonardi sono di casa qua, perché io vengo sempre da Imerio e quando mi chiama poi vengo anche su, anche se non mi chiama. Comunque è una corsa difficilissima per quelle di classifica. Francesco Moser, ospite d'onore quest'oggi, attorniato dai tifosi, sempre molto amato. Ma Imerio è sempre presente nel ciclismo, perché si faceva prima la Brixia Tour, poi il Giro dei Dilettanti, adesso quelle delle donne, speriamo che si vada anche oltre, ma comunque io vengo ogni anno qui anche a sciare perché mi piace sciare, anche se magari in Trentino è più vicino, perché venire fin qua la strada non è semplice, no? Comunque consiglieresti il Maniva? No, è come strada per fare le corse, è molto bella. Se adesso mettono a posto la strada di là, si potrebbe fare il passaggio che viene su da Bagolino o il Croce Domini, che è già stato fatto anche quest'anno col Giro d'Italia. Sono salite che hanno più di 1000 metri di dislivello e diventano pesanti. Una riflessione sul ciclismo di oggi. Il ciclismo maschile purtroppo non sta producendo a livello azzurro grandi campioni, quello femminile sta andando molto meglio. Sì, le donne si stanno facendo onore perché hanno vinto classiche, hanno vinto tappe qua al giro, sono presenti in classifica e rispetto a qualche anno fa, insomma, il ciclismo femminile ha avuto una crescita importante e speriamo che continuino così, perché la concorrenza diventa sempre di più, perché come nel ciclismo professionistico, quando correvamo noi c'era solo l'Europa, adesso i corridori arrivano dappertutto, da tutto il mondo, e la concorrenza è molto di più. Aldo Parecchini, Brescia sta vivendo una settimana incredibile di ciclismo, siamo appena reduci dal trofeo Città di Brescia. Siamo venuti qui per Imerio, perché lui merita tutto. Poi abbiamo visto la Città di Brescia, veramente una bella gara, diciamo, il bello di tutto, diciamo, grazie a Imerio che organizza bene, bravo per tutto, e anche a Francesco e a Michele. Chi vince oggi? Ah, non saprei. Cavalli. Una donna sicuramente. Cavalli, l'olandese è dura, ma però la Cavalli è lì in classifica terza, quindi può essere. Siamo davanti al ritratto di Alfonsina Strada, un ritratto effettuato da Elia Gavezzoli. Allora, vogliamo spiegare il motivo di questo ritratto e chi è Alfonsina Strada? Certo. Allora, Alfonsina Strada è anche chiamata la ribella perché è una delle prime donne a competere nei giri maschili quando ancora non esisteva questa parità nel diritto sportivo. E appunto ha voluto, in questa giornata molto importante per il mondo dello sport e in questa situazione dove questa famiglia che sta sostenendo anche questo evento è molto integrata e attivista, appunto dare un bel messaggio per quello che è la parità nello sport, quindi nella condivisione, indipendentemente da quale sia le diversità, l'andare oltre le barriere e integrare quindi tutta l'umanità in quello che è appunto il messaggio di sport come condivisione. Michael Belleri ha appena anticipato le ragazze che stanno per arrivare in questa settima tappa Prevalle Maniva. È inutile che ti chieda se conosci la strada, perché sappiamo che sei stato qui anche 10 giorni a preparare i giochi del Mediterraneo. Sì, questa salita la conosco bene, era la tappa più vicina a me, quindi sono venuto a vederla, ne ho approfittato. Sono tornato l'altro giorno ai giochi del Mediterraneo che ho preparato proprio qui all'Hotel Bonardi. È stata un'esperienza che penso porterò con me per tutta la vita.
il risultato non è stato quello che ci aspettavamo, anche a causa di un'intossicazione alimentare che ha colpito me e tutta la nazionale italiana. Però ecco, quello che ho provato in quei giorni non lo dimenticherò mai. Poi c'è stato il trofeo Città di Brescia, nella quale ti sei distinto molto bene in fuga per 3 giri. Sì, era la corsa che sognavo. Venivo da 2 corse in cui non sono andato troppo bene e quel giorno lì stavo bene, ho provato da spettacolo per i miei tifosi, per tutti quelli che erano a vedermi. Non sono arrivato in fondo vincente, però mi sono emozionato e ho emozionato la gente che è a vedermi e per una volta va bene così. Abbiamo visto le ragazze faticare molto sulle rampe, soprattutto di San Colombano. Sì, tra l'altro ho visto che gli fanno fare il taglio in mezzo al paese e non la deviazione più facile, quindi sarà ancora più dura. Per le donne è una salita molto impegnativa, ma si saranno preparate sicuramente bene, so che sono venuto a provarle, quindi che vinca la migliore. Marco, il prossimo futuro? Ma adesso domenica sarò già in gara alla Freccia dei Vini, un percorso che si addice molto a me e cercherò di farmi trovare pronto. Posizione, chiamiamo il presidente del comitato tappa Emanuele Vaschi, Imerio Lucchini. Ciao Imerio, buongiorno, stai qui con me? Signore e signori, vince la tappa numero 7 per il team DSM, and the winner for stage number 7 is Juliet Labus. Signori, loro hanno dato vita ad una tappa incredibile! La mossa, Van Bladen, Avi Garcia! Adesso consiglio agli ospiti di spostarsi, perché la signorina... No, state qui pure! Allora, signore e signori, vince la tappa numero 7! Juliet Labus DSM, glielo facciamo ancora un applauso enorme al podio di oggi. Che tappa ragazzi, che tappa! Incredibile, pazzesca, meravigliosa. Intanto un applauso al resto del gruppo che sta arrivando adesso e chiude. Grandi ragazze, bravo! Francesco Moser, Van Leuten, 2 monumenti del ciclismo mondiale, al maschile e al femminile. Vieni Francesco, perché Amelie apre la bottiglia. Ci voleva la pioggia per rendere fortunata ancora di più questa tappa Prevale Maniva, Imerio Lucchini. È stata una bellissima tappa, la pioggia è arrivata alla fine, quindi ci ha assistito anche il tempo. Tappa bellissima, vincitrice veramente forte. Ha dimostrato la maglia rosa, che ha fatto secondo, di essere la dominatrice del giro, bene anche la Cavalli che è al terzo posto. Si è visto che il percorso era veramente valido. No, un percorso valido, duro per le donne, per il dislivello, cioè poi partire da Prevalle, far tutta la Valtrompia e arrivare qui in Maniva, per le donne è un tappone. A parte l'aspetto tecnico, il bilancio organizzativo di questa tappa? No, posso dire un ottimo bilancio, tanta gente, non mi aspettavo di giovedì tutta questa gente, quindi bene, sono contento per il Maniva, per il territorio, un po' per gli appassionati come noi, insomma. Una buona premessa per futuri appuntamenti? Ma te l'ho detto, la premessa sarebbe quella di organizzare il Giro d'Italia, 5 passaggi e il quinto fa l'arrivo del Giro, passaggi dalla Valsabbia, Valcamonica, Valtrompia, per poi... Dopo 4 anni, il quinto anno arrivare in Maniva col Giro. Questa è la premessa che continuiamo a discutere con RCS, con gli organizzatori del Giro, ma che faccio fatica a farglielo digerire. Però crediamo che miglior chiusura a questo servizio non poteva esserci con questa anticipazione da parte tua. Sì, è un po' che ne parliamo. Adesso sembrerebbe che il nuovo direttore di RCS incomincia a pensarci e mi ha detto ci penso, ne parliamo, quindi può essere un buon auspicio per riuscire a farlo.